La tradizione giudaica possiede due simboli cardine, la menorah, ovvero il candelabro a sette bracci, e la stella di David. Quest'ultima ha origini abbastanza recenti, come elemento distintivo della nazione ebraica, essendo stata utilizzata solo a partire dal 1948, quando venne creato appunto lo Stato di Israele. La forma della stella è un esempio di esagramma ed è ottenuta dall'intersezione di due triangoli equilateri. Non esiste una chiara cognizione delle sue origini storiche ma vi è chi argomenta che sia derivata da due delle tre lettere ebraiche che compongono il nome di Davide, due delle quali sono appunto la D o Dalet in ebraico. Ricordiamo che in quest'alfabeto non ci sono le vocali. Nei tempi antichi questa lettera era rappresentata e scritta con una forma simile ad un triangolo. Un'altra tradizione vuole invece che il simbolo fosse derivato dallo scudo del giovane Davide, successivamente divenuto re, per risparmiare sul metallo lo Scudo sarebbe stato costruito con un supporto appunto metallico costituito da due triangoli sovrapposti e con una copertura in pelle. Non vi è chiaramente alcuna prova storica di questa attribuzione. Ma la tradizione ha inglobato questa leggenda nel suo nutrito bagaglio. Lo scudo di Davide non viene però menzionato nella letteratura rabbinica antica. Le leggende collegano il simbolo al sigillo di Salomone, l'anello magico indossato dal re con impresso proprio questo simbolo per controllare i demoni e gli spiriti. La prima citazione nella letteratura ebraica dello scudo di Davide può essere ritrovata nel Eschol a Kofer del caraita Giuda Adassi, scritto a metà del XII secolo d.C., in cui nel capitolo 242 si afferma che sette nomi di angeli precedono la Mezzuzah e il tetragramma li protegge tutti. Anche il simbolo chiamato scudo di David è posto al lato del nome di ogni angelo, così recita il libro. Risulta chiaro come fosse un simbolo su un amuleto usato per scopi protettivi. La prima e unica raffigurazione certa della stella di David nell'antica terra ebraica è invece ben più antica ed è stata rinvenuta nella parte nord del Mar di Galilea. Nell'antica sinagoga di Cafarnao, del II-III secolo d.C., dimostrando quantomeno come questo segno fosse utilizzato non solo per scopi apotropaici, ma anche religiosi. Volgendo il nostro sguardo ad Oriente scopriamo con grande stupore che la stessa stella era già da tempi immemorabili un patrimonio comune anche per altre religioni. Possiamo ritrovare il medesimo simbolo, infatti, nell'induismo, nel buddismo, in Giappone e nel jainismo. Al di là di qualsivoglia interpretazione, siamo davanti eh, realmente ad un elemento transculturale, le cui origini si perdono nelle pieghe della storia. Nelle in le tradizioni religiose e filosofiche dell'India questo esagramma è generalmente costruito con due triangoli appunto, in modo del tutto speculare alla sua versione ebraica. I due elementi sono chiamati in sanscrito OM e HRIM e raffigurano la posizione dell'uomo tra la terra e il cielo. Il triangolo rivolto verso il basso è la Shakti mentre quello rivolto verso l'alto è Shiva. L'unione mistica dei due triangoli rappresenta la creazione. In India questo simbolo è conosciuto con il nome di Shatkona e più nello specifico rappresenta il Purusha, il Supremo Essere o la Spiritualità, e la Prakriti madre natura, la materialità. La Shatkhona è un esagramma associato anche al figlio di Shiva Shakti, Kartikeya, rappresentato molto spesso con sei facce da cui il suo secondo nome indiano di Shanmuka, ossia il sei facce. Questo simbolo è utilizzato anche in diversi yantra di preghiera e possiede un significato profondo nei rituali induisti. Non ultimo la stella di David indiana Può essere ritrovata anche nell'anata chakra, il quarto chakra conosciuto anche come chakra del cuore. Il suo nome sanscrito significa non colpito e letteralmente indica un suono prodotto da due elementi. Che non collidono tra di loro, riferendosi all'incontro tra il plesso cardiaco e quello polmonare, dove due importanti funzioni vitali confluiscono senza ostacolarsi. La shotcona simboleggia anche il Nara Narayana. Il termine Narayana è uno dei nomi con cui è conosciuto Vishnu in quel momento preciso in cui il dio è addormentato sulle acque cosmiche, che è appunto chiamato Narayana, ovvero colui che riposa sulle acque. La parola Narayana significa anche dimora dell'uomo, oppure dimora della conoscenza, o perfetto stato meditativo dell'equilibrio tra l'uomo e Dio, che se mantenuto porterebbe al moksha o nirvana, ovvero alla liberazione dai limiti del mondo terreno e dalla materialità. Nella tradizione indiana, l'esagramma della Shatkona. È stato utilizzato fin dal periodo vedico antico, iniziato nel secondo millennio a.C., nonostante la tradizione induista più antica proponga come data d'inizio il sesto millennio a.C. e conclusosi con l'avvento dell'impero Mauria a partire dal 325 a.C., anche nell'arte della Rangoli, una particolare forma artistica realizzata su strada o in cortili attraverso un sapiente utilizzo. Di riso e farine secche colorate petali, fiori e sabbia per dare origine ai coloratissimi yantra, figure geometriche utilizzate anche nella meditazione. Gli yantra sono disegni geometrici che provengono dall'antichissima tradizione vedica e sono utilizzati come strumento per la meditazione appunto. La loro origine e il loro utilizzo ricordano i mandala tibetani, a differenza di questi però ogni yantra è appositamente studiato per il culto di una precisa figura divina. Di non minor importanza, la Chatkona è indissolubilmente associata al Matsya Avatara, ovvero alla prima manifestazione o incarnazione, se volete, di Vishnu. Secondo la tradizione puranica, Vaivasvatamano, conosciuto anche come Satyavrata, che significa letteralmente voto di verità, Fondatore dell'umanità attuale, stava compiendo le sue abluzioni rituali quando un pesciolino, mazzi, appunto, nuotò tra le sue mani e, supplicandolo di salvarlo, gli preannunciò che lo avrebbe a sua volta salvato dall'imminente diluvio universale, il Pralaia, che stava per sterminare tutte le creature. Manu, Pose il pesciolino in una giara, ma Mazia crebbe più grande di questa. Così lo mise in una vasca sempre più grande, fino a quando soltanto l'oceano fu abbastanza vasto da poterlo contenere. E solo in quel momento Manu riconobbe in lui un'incarnazione del, appunto, del dio Vishnu. Il Mazia Avatara. Mazia gli spiegò quindi come sopravvivere al disastro imminente, ordinandogli di costruire una grande barca e di porre al suo interno i semi di tutte le piante e tutti gli animali, così come di farvi entrare i Saptarishi, i sette saggi della tradizione indiana, il cui compito invece sarebbe stato quello di preservare per le future generazioni il Veda, la conoscenza. Quando il diluvio inondò la terra, la grande barca di mano vagò senza meta finché, usando come corda Sheshanaga, il serpente cosmico, legò la nave al corno di cui disponeva l'enorme pesce mazia, che lo condusse alle pendici di un monte nel frattempo emerso dal diluvio e collocato sempre, secondo la tradizione, nella catena himalayana. Il Bhagavata Purana, capitolo 7, versetto 24, aggiunge che durante questo diluvio il demone Ayagriva si impossessò dei Veda nascondendosi in fondo all'oceano ma man mano, con l'aiuto di Mazia, recuperò i sacri testi. Nell'iconografia indù, Mazia è rappresentato in forma terio-antropomorfica, ovvero la parte inferiore a un pesce da cui emerge nella parte superiore la figura di Vishnu. In mano tiene diversi oggetti, tra cui appunto. La citata Shatcona. Vediamo chiaramente come, in ambito indiano, il simbolo della Shatcona sia estremamente antico e, nonostante sia difficile pensare che sia stato creato in maniera indipendente nel mondo ebraico, ad oggi il percorso tracciato potrebbe spiegarne l'acquisizione invece in ambito israelitico in epoca successiva. Lo stesso simbolo può essere ritrovato anche nella tradizione buddista e jainista, nate come emanazione dell'induismo e di cui adottarono numerosi elementi culturali. Ancora più interessante è però trovare il simbolo della Shatkona o della Stella di David, se volete, in una terra ancor più remota, cioè il Giappone, dove assume il nome di Kagome. Nonostante la correlazione con il mondo indiano e quindi ebraico sia anche qui in fase di studio, la presenza del Kagome è documentata fin dai tempi più antichi in sepolcri e reliquiari shintoisti databili almeno al V secolo a.C. Ed è presente in quasi tutte le lanterne del santuario shintoista di Ise Isejingu. Il Kagome è talvolta dipinto come una stella a otto punte originatasi dall'intersezione di due quadrati del tutto speculare. Alla stella di Lakshmi induista, detta anche Ashta Lakshmi, identificata con le otto manifestazioni della dea Lakshmi e utilizzata in ambito cerimoniale e religioso. Potremmo definirlo a tutti gli effetti un simbolo transculturale che dall'Estremo Oriente, passando per l'India, è rintracciabile in moltissime civiltà del passato, fino ad arrivare poi al popolo ebraico. Sia nel caso indiano che giapponese, con lo shintoismo e la cultura Jomon, vediamo come queste due realtà possano essere state, verosimilmente, i bacini culturali entro cui si formò questo simbolo, per poi diffondersi anche nelle aree più occidentali e quindi essere adottato successivamente dall'ebraismo. Ovviamente questa è un'ipotesi che dovrà essere confermata dal tempo. Ipotesi che però sembrano possedere una base validata e validabile in quanto finora presentato.